Alla decima edizione del premio Martoglio arriva il patrocinio del Senato, una grande soddisfazione. Sì, è un riconoscimento importante, importantissimo devo dire, ed è un incoronamento di un sogno. Il Senato ovviamente ha voluto dare un segno particolare al premio Martoglio, vista l'importanza e la validità. Ovviamente il premio è un punto di riferimento per il dialetto siciliano e lo è divenuto grazie alla grossa partecipazione a una giuria altamente qualificata, e devo dire che è un appuntamento fisso nonostante i tagli che i vari enti continuano a fare alle manifestazioni culturali, anche quelle valide. In questi giorni le è capitato di viaggiare con la mente alle edizioni precedenti? Certo, oggi posso dire che siamo cresciuti tantissimo, la fama del premio si è radicato e si è rafforzato nel territorio regionale e sono orgoglioso di questo. Le passate edizioni denotavano l'attenzione dei media, denotavano l'attenzione degli accademici, degli studiosi, dell'evoluzione dialettale, ed oggi tutti questi, sia la locale parlata, il dialetto del versante occidentale che orientale, i conoscitori orbitano attorno al premio Martoglio ed è ovviamente motivo di vanto. Facciamo un excursus dei grandi nomi che hanno costellato questi 10 anni. Ce ne sono stati tanti, partiamo da Roberta Torre, la regista Roberta Torre, ai registi Cipri e Maresco, a Giovanni Cacioppo, a Ficarra e Picone, a Roy Paci, insomma adesso non me ne ricordo altri, comunque tante personalità che caratterizzano la propria professione e portano alto il nome della Sicilia sono stati premiati e hanno lasciato il marchio al premio di poesia dialettale Nino Martoglio. Qual è adesso il futuro di questa manifestazione? Il futuro è certamente roseo, me lo auguro, anche se non vi nego di fare tantissimi sacrifici per reperire i fondi necessari per portare avanti questa iniziativa. Purtroppo la sensibilità per le attività culturali viene sempre meno, ma quello che gli enti non riescono a capire è che se si taglia la cultura si taglia la libertà del popolo. Una provocazione, se questi enti non rispondessero il prossimo anno all'adeguata sensibilità, questo premio potrebbe emigrare altrove? Certo che potrebbe emigrare altrove, potrebbe emigrare ovunque. Il premio appartiene all'associazione Martoglio, nonostante l'istituzionalizzazione del comune di Grotte. Comunque se i fondi ovviamente non sono congrui alle necessità del premio stesso, è ovvio che questo premio può tranquillamente emigrare dove il premio economicamente viene sostenuto. Cuti lutissi, gadai va d'assari, meglio la morte e nostru doluri. Francesco Bellomo calca il palcoscenico del premio Martoglio quest'anno rispetto all'anno scorso da presentatore e non da premiato. Sì, come dicevo prima, ho avuto modo di ribadire, mi ero affezionato a questo premio. Quindi non potendo ipotizzare di essere premiato per il secondo anno consecutivo, allora ho accettato l'invito di Aristotele Cuffaro a essere più partecipe a questa iniziativa, quindi quest'anno casting, presentazione, insomma, sono entrato diciamo con il cuore in questo splendido evento che ho avuto modo di apprezzare lo scorso anno e spero di starci a lungo sinceramente, perché mi fa sempre piacere tornare nella mia Sicilia. Un evento in cui al centro è il vernacolo siciliano. Sì, io sinceramente avrei voluto osare un po' di più, stasera volevo anche proiettare integralmente un cortometraggio, purtroppo che è proprio tratto da una poesia siciliana, ne vedremo comunque alcuni brani perché era un'opera che avevo fatto qualche tempo addietro. Io sono assolutamente per il dialetto, tant'è che faccio una cosa molto spesso, con i miei collaboratori io parlo in siciliano nel mio ufficio, perché io dico dovete sapere due lingue che sono fondamentali, l'inglese e il siciliano, e questo è importante. Siciliano fondamentale forse non per il mercato del lavoro ma per il mercato dell'anima? Nell'anima della cultura sicuramente, è fondamentale e importante. Io sono dell'idea che secondo me ogni regione dovrebbe dare la possibilità
agli studenti delle scuole di studiare il proprio dialetto. È una risorsa importante che non possiamo perdere. Certo, in Sicilia sarebbe difficilissimo considerando le zone diverse. Ma sarebbe anche un importante intervento di recupero proprio per questa diversità dei dialetti, perché il nostro in un modo, il catanese in un altro, il palermitano in un altro ancora. Quindi la ritengo invece un'operazione molto interessante. Una coincidenza, quest'anno il premio Martoglio spegne le sue prime 10 candeline, lei spegne qualche candelina in più della sua carriera, sempre quest'anno? Sì, quest'anno effettivamente è un anno particolare, perché è stato il decennale del mio premio Persefone, quello che faccio su Rai 1, e il trentennale della mia attività. Sono passati tanti anni da quando ho preso la via dalla casa natale di Luigi Pirandello, e soprattutto la cosa più bella, che è un'altra ricorrenza, è 15 anni che mi occupo di attività di riscoperta di testi siciliani, e quest'anno c'è in scena il mio Così e se vi pare con la regia di Michele Placido. Quindi tre eventi concomitanti tutti importanti per la mia vita. 30 anni di carriera, si sente più siciliano adesso o più siciliano 30 anni fa? Ma io mi sono sempre sentito siciliano, continuo ad esserlo, sono felice, ed è il motivo per cui spesso parlo in siciliano, di mantenere le mie origini e di perpetrare la mia tradizione di siciliano. Quindi io sono felice e orgoglioso di esserlo. Per me appunto il dialetto è molto importante, è un elemento che va riconosciuto, che bisognerebbe studiarlo nelle scuole, e per me è un onore trovarmi qua appunto in Sicilia e poter presenziare appunto a questo evento. Ed essere nella Madrina per me è un grande onore, è una grande esperienza a livello lavorativo che mi ha dato Miss Italia, e è un onore collaborare con Francesco. Tra l'altro anche lei proviene da una regione che ha tanto da dire in questo senso. Sì, anche noi romani, come siciliani e come un po' tutto il sud, ci teniamo appunto al nostro dialetto, siamo molto legati alla nostra terra, e penso che sia solamente un valore aggiunto, ecco, alle persone, non sia qualcosa che scredita, no? Il singolo. Il dialetto dovrebbe essere anzi valorizzato maggiormente, a mio parere. Dopo questo importante traguardo di Miss Italia, il terzo posto, cosa c'è all'orizzonte adesso? Beh, all'orizzonte sto facendo numerosi appunto incontri lavorativi, ci sono tanti progetti, speriamo appunto che questo evento mi porti fortuna. Qual è il settore dove si vede meglio? Io sto studiando per diventare giornalista all'università, quindi magari proseguire gli studi, e perché no, magari un giorno saremo colleghi. A disposizione per fare l'anchor girl da noi. Grazie. Quanto è stato difficile quest'anno il lavoro di giurato per il premio Martoglio? Ma è un premio ambizioso, è un premio nello stesso tempo prestigioso, essendo la 10ª edizione, quindi era ancora più importante scegliere bene dei nomi che fossero all'altezza di questa manifestazione, che ormai si è conquistata una posizione importante nel panorama culturale siciliano. Complessivamente come si sono rivelati gli elaborati? Sono tutti di buona qualità, tutti dimostrano che c'è una grande versatilità, che la lingua siciliana è vitale e quindi che iniziative come queste meritano di proseguire. Il podio è tutto al maschile? Il podio è tutto al maschile, chi lo sa perché? Credo che sia una coincidenza, non lo so, non voglio dire che le donne siano meno portate per la poesia, no, è un caso. Parliamo delle tre poesie finaliste. Le tre poesie finaliste sono sicuramente le migliori che si potessero scegliere, e avremo il piacere di ascoltarle stasera. Penso che sia inutile dire di più, la poesia bisogna coglierla nel proprio animo, e ognuno poi sa trovarci qualcosa di personale. Il vernacolo è un valore aggiunto nell'espressione di un siciliano? Sicuramente, il vernacolo è anche un modo di pensare, un modo di vedere la vita, quindi è qualcosa che appartiene al nostro patrimonio storico e dobbiamo conservarlo. Chiancino l'alivi, chiancino, con i pampineggi d'argento, tremanti nella terra annegghiata, con i cori sospesi in c'è silenzio e stigi, e dicino, sta terra non c'ha oriacchiù di terra, solo di fumo e di monnezza, solo di plastica e di gestizza. E dicino, sta terra
non c'è oria più di terra, solo di scheletri di palazzi e di foggi scimmi, solo di carusi spurtati e di carcarazzi politici. Chiancino la Livi. Con Chiancino la Livi arriva un tema forte, il tema dell'inquinamento, dell'ambiente, alla finale del premio Martoglio. Sì, arrivo alla finale con questa poesia, Chiancino la Livi, che rappresenta appunto il simbolo della decadenza e soprattutto del disastro ambientale, ecologico, perpetrato dall'uomo ai danni della natura. La poesia appunto ha come simbolo di questa sofferenza gli ulivi, che sono anche il simbolo, diciamo, della Sicilia. L'ulivo, che è simbolo di pace, è simbolo anche di semplicità, che viene rovinato, che è costretto a soffrire e soprattutto a non riuscire più, nonostante le sue radici siano profonde, a ritrovarsi con la terra stessa. Terra che non è più quella originaria, ma una terra che è profanata dall'uomo, dalle sue corruzioni e dagli scempi che ha compiuto di anno in anno. Ed è legata anche questa poesia al fatto che rappresenta simbolicamente il crollo della cultura contadina, perché oggi il disastro ecologico è proprio l'allontanamento dell'uomo dalla natura, cosa che fino agli anni 70 probabilmente non sarebbe accaduta, dove la cultura contadina in Italia e in Sicilia andava per la maggiore. Chiancino, scutulato, diluvento in fuoco, caduto spurpa come un porco, e dicino, sta terra, non c'è oria più di terra, solo di macchine e di pupi, solo di pane accattato e d'amori malati, e dicino, sta terra, non c'è oria più di terra, solo di vecchi carcassi di pecori e di cristiani, solo d'arma avvelenati e di voci scavazzati. Chiancino la Livi. Quanta poesia sta perdendo la Sicilia in questo periodo? La Sicilia ha perso tantissima poesia dovuta appunto a questi scempi, dovuti probabilmente anche a tanto altro, alla corruzione appunto politica, religiosa, ma in realtà non è la poesia, la Sicilia non ha mai perso la sua poesia, sono forse gli uomini o appunto che non riescono più a accogliere la sua poesia, e quindi questo potrebbe portare alla moria dei poeti o anche dei letterati. A diventare il reietto da Mocuscienzia, Morga, Moscia, Mirna, Sciumara Fitinziusa, Nonna Iulena, Poria, Cori Cummattenti, sospiranno armudinenti, striscio come un casentolo disiuso, Iadda Iarrosa, da una cazzizza tummola di tempo, posasti a mosca in caponaso, sogno un moccabaggi, un fottuto di tia, io che mi facevo vasari, tu mai vita. Tu mai, basamo le mano. Qual è l'anima della sua poesia? L'anima della mia poesia? Ma l'anima della poesia penso che è la musa. Lei è quella che trasmette e di conseguenza ti fa scrivere. Se la musa viene e ti coglie, è una Venere che ti innalza, che è qualcosa di speciale, sublime. Tocchi le ginocchia di Dio. Quali sono gli spunti maggiori che riceve da questa terra? Dalla nostra terra? Se devo essere sincero, tutto, anche le pietre sprigionano storia, grazia, poesia. E chi è veramente siciliano sente proprio tutto l'amore della sua terra e se l'assorbe. Pane di Vita raccoglie al suo interno, tra i suoi versi, vari argomenti. Sì, tratta la poesia sul sociale, tratta la poesia sull'amore. Quella sul sociale è quello del donarsi, perché il poeta si dona, vuole un mondo migliore, vuole
un fratello migliore, che se la passi bene, per dire, no? Ad esempio, l'Africa è la terra più ricca del mondo, eppure muoiono di fame. Che contraddizione, no? È vero? La Sicilia potrebbe essere la, come dire, la regione più bella d'Italia, la Svizzera, paragoniamola alla Svizzera, potrebbe essere la Svizzera. Invece che cos'è? Ahimè, per certi versi un po' un tugurio. In questi anni la casa editrice Medinova è stata una dei più importanti testimonial di questo premio. Sicuramente, ed è stata la mossa vincente che sta portando il premio a livelli decisamente alti. Lo hanno capito anche gli autori che sempre di più e con più qualità partecipano a questo concorso. Siamo alla 10ª edizione e 7 edizioni che hanno un vincitore che tra i 3 che arrivano in finale ha il super premio della pubblicazione. Oggi un autore, la cosa più importante a cui può aspirare non è tanto quella di ricevere un attestato, di ricevere una medaglia, una scultura, un quadro, qualcosa del genere, ma quello di vedere veicolare i propri scritti. E in questo senso, attraverso la Medinova e attraverso la direzione di Aristotele Cuffaro dell'associazione Martoglio, possiamo dire che si è riusciti nell'obiettivo di dare la massima notorietà al premio e la massima diffusione agli autori che vi partecipano. In questi anni che riscontro hanno avuto le opere in vernacolo tra i lettori? C'è stata una maggiore attenzione nel corso degli ultimi anni nei confronti della poesia, diciamo dialettale, perché spesso non è poesia scritta in lingua siciliana, ma nei vari dialetti. E senza dubbio bisogna che molti autori, quando scrivono in lingua siciliana, cerchino di essere più siciliani, diciamo, nella lingua e meno dialettali. Questo porterebbe la poesia siciliana a livello internazionale ed è quello che meriterebbe. In questo periodo di crisi dell'editoria quanto è difficile il suo ruolo? Ma difficilissimo, siamo tutti in una fase di evoluzione. Io posso preannunziare per esempio che nei prossimi mesi tutti i libri editi sinora saranno tutti passati in ebook e quindi in nuovo sistema, con la possibilità di essere reperiti direttamente in rete attraverso la nuova tecnologia. Poi ci sono altre idee, è difficilissimo comunque in questa fase fare editoria, e soprattutto editoria che punta alla qualità, perché pubblicare libri può sembrare, ed è anche semplice e facile, ma pubblicare libri di qualità, quello è un problema. Visto il regolamento e dopo approfondita discussione, giudica meritevole di pubblicazione in volume la raccolta In Cimaturi. Un applauso. Qual è la sua fonte di ispirazione? Ma la mia fonte di ispirazione è più che altro nel sociale, perché la vita di oggi come oggi è diventata un po' dura per tutti, quindi i temi sono tanti e portano a riflettere. Incimature è la traduzione di imbastiture. Imbastiture, sì, incimature. Quale tema potrebbe essere più appropriato, visto e considerato oggi, come vanno le cose? Perché non ci può essere uomo migliore di noi stessi a cucirsi le ferite. Poesia e argomenti sociali, che connubio ne può uscire fuori? Ma secondo me la poesia fa la sua strada. È la stessa cosa nel connubio sociale, perché se uno va in profondità a cercare di analizzare un po' tutto, penso che uno si perde già. La letteratura con il dialetto siciliano cosa ha guadagnato? Il dialetto siciliano ha guadagnato sulla letteratura, perché la letteratura ormai un po' si va perdendo, specialmente verso i giovani. Il dialetto siciliano, secondo me, non ha niente da infidiare neanche alla letteratura italiana, perché ha acquistato moltissimo in tutto e per tutto, perché in filosofia, nel sociale, tutto. Canuscio Stefano e Giorbo, un nazicate lugna scapesanno la vita che non conta, perché lo disio di pane consacrato fa di padroni. Io ci trovai dignità d'uomo e parole d'amore crescente,
calapaci e un'ugna cancima, iorna e pacenzia. Non pensate che lo monno lo stringite tra le pugna come luci vacanti o caputissimo firmare lo tempo scippannoci le sfere dell'orologio. E l'udirsi è una corda che stringe di botto la vita, se l'amarezza sebrica sgrava ancora paccaria, fame che sbatti dalla faccia della gente. Signora, il ricordo di suo marito anche quest'anno al premio Martoglio. Sì, beh, mio marito era davvero un personaggio, non perché fosse mio marito, ma è riconosciuto da tutti, era veramente un grande critico cinematografico, ma anche un intellettuale, era davvero uno degli intellettuali di punta della città di Palermo e quindi è giusto ricordarlo, anche perché lui, devo dire, ha fatto tanto per Grotte, per questo premio Martoglio. È stato 7 anni fa che lui, spinto un po' dall'organizzatore per eccellenza che Aristotele Cuffaro, e praticamente ha escogitato o inventato questo premio, però la ragione c'era, perché Martoglio, non tutti lo sanno, oltre ad essere autore di teatro, oltre ad essere poeta dialettale, è stato anche un grande regista e anche un imprenditore di cinema, perché lui fondò una casa di produzione a Roma e con questa casa ha prodotto 3 film, ma soprattutto il quarto. I primi 3 erano film commerciali che ebbero un certo successo, ma lui poi fu autore di un film che si chiama Sperduti nel buio, che si è purtroppo sperduto perché nel buio della Seconda Guerra Mondiale, perché un ufficiale tedesco lo andò a prelevare al centro sperimentale di cinematografia di Roma, era l'unica copia, si è persa e non se ne sa più nulla, ma era un film bellissimo che è rimasto nella storia del cinema. Naturalmente lo videro quelli che c'erano quando è uscito, però la testimonianza è di un film che ha quasi anticipato il neorealismo italiano. E allora lui, partendo da questo, ha creato questo premio. E allora, ed è importante perché attraverso questo premio qua sono arrivati personaggi come Cipri e Maresco, che ora Cipri è stato premiato a Venezia, è l'unico italiano che ha avuto un premio al Festival di Venezia. E poi è venuta Roberta Torre, poi sono venuti Ficarra e Picone e anche Pasquale Scimeca, che è un ottimo regista di cinema. Poi sono subentrata io perché, come dire, Aristotele Cuffaro mi ha fatto una sorta di ricatto morale, perché dice, guarda, dice, tu entra a far parte della giuria e il premio sarà comunque intitolato a tuo marito. A questo punto io non potevo tirarmi indietro. E da allora poi abbiamo allargato un po' i nostri orizzonti e quindi non più premio solo di cinema, ma di spettacolo, sezione spettacolo. Ecco perché oggi che abbiamo i 10 anni, celebriamo questi 10 anni del premio Martoglio, abbiamo pensato ad un grosso personaggio che secondo me lui è lo spettacolo vivente, perché ha fatto cinema, teatro, televisione, radio, pubblicità, ha scritto libri, ha creato anche delle trasmissioni televisive, ha scritto romanzi, poesie, quindi è veramente una persona, come dire, poliedrica, versatile, e ha avuto enorme successo. Chi non ricorda lui al Bagaglino, per esempio, i bellissimi sketch del Bagaglino, ma anche la pubblicità, per dire, lui creava degli spot veramente simpatici. E quindi questa sera noi premieremo nel ricordo di mio marito anche Pino Caruso. Ma sai, i premi gratificano quel lavoro che fai e quindi è una soddisfazione. Quando uno fa una cosa e si sente dire che l'ha fatta bene, mi pare che siamo tutti contenti, quindi io non sfuggo a questa regola. Una cosa, più cose nel suo caso, perché si è cimentato in una miriade di generi. Ma i generi in fondo sono uno solo, perché io mi occupo di come usare le parole, siano esse scritte quando è un libro, siano esse dette quando è uno spettacolo di qualunque genere, televisivo, cinematografico, eccetera. Quindi in fondo i generi sono tanti, ma la materia che uso è una. Nella provincia di Pirandello, gli ultimi impegni, ma anche il suo cuore nel passato, ha avuto a che fare con gli scritti del grande drammaturgo? No, nel passato sì, ho cominciato la mia carriera facendo uno degli ubriachi nel Gioco delle parti, quella commedia che voi sapete di Pirandello.
però lì non si può parlare di frequentazione, dicevo due battute. Quindi è dopo che ultimamente il berretto a sonagli, adesso sto per fare il gioco delle parti della patente, poi con Francesco Bellomo che ne è produttore, la partecipazione allo Stabile di Palermo, portiamo in giro in tutta Italia il berretto a sonagli che ha avuto un successo fuori dell'ordinario, nel senso non è che hanno detto che era una buona cosa, hanno detto che da quando Pirandello l'ha scritto a oggi è la cosa migliore che sia stata fatta. Le sue origini nella lingua sono una risorsa o un limite? No, la lingua non è mai un limite, è una risorsa. Senza la lingua che fa? Parliamo a gesti. Semmai c'è da dire che oggi sta accadendo una sorta di distruzione della nostra identità. Cioè noi abusiamo di termini inglesi. L'inglese va imparato, ma non in aggiunta all'italiano, non in sostituzione. Non si capisce perché avendo le parole dobbiamo usare i termini inglesi, perché c'è un difetto di noi siciliani, noi pensiamo che usando l'inglese diventiamo internazionali e invece, perché non è grave l'uso dei termini, è grave il motivo per cui lo si usa ed è il servilismo linguistico che poi diventa servilismo sociale, servilismo economico, perché gli inglesi arrivano con le parole e poi arrivano con i prodotti e i nostri. Insomma, gli inglesi quando vengono in Italia, a Palermo, in Sicilia, vogliono trovare la Sicilia, non una finta Inghilterra. Se noi gli diamo la finta Inghilterra, l'Inghilterra loro ce l'hanno a casa e qua non ci vengono più. I dialetti come le lingue sono una ricchezza se coesistono tutti, perché la varietà, veda, l'Europa se conserva le identità nazionali è un paese ricco, se invece delle identità nazionali le distruggiamo e facciamo un paese unico, è un paese povero, più povero, delle lingue. Io il dialetto non l'ho usato, ma perché non mi è capitato di usarlo, ma perché, mica per avversione. Io ho recitato Buttitta, per esempio, e poi mi sono reso conto che Buttitta in italiano è più forte che in dialetto, perché ciò che in dialetto è il luogo comune, in italiano diventa una metafora fortissima. Insomma, volete sapere come la penso? Io ho scoperto che il più bel dialetto d'Italia è l'italiano.